Seric, si fa vedere a sinistra Seric, ha davanti a sé Obodo, il servizio per Bresciano. Il servizio per Obodo, ancora Obodo fermato da Bresciano, poi interviene Seric, recupera la palla a Correa. Pallone controllato da Gian Domenico, che si fa soffiare palla da Marchionni, poi recupera Correa, Sala Geta, ancora Hunter per Sala Geta. La palla si porta ora a Bresciano, il servizio per Gilardino, poi Morfeo, l'anticipo da parte di Correa. Manfredini può mettere in mezzo Manfredini, il controllo di Obodo al limite, dietro per Correa, la conclusione fuori. José María per Hübner, non riesce a intervenire Fresi, attenzione perché il Perugia è sbilanciato in avanti, c'è la ottima chiusura difensiva da parte di Correa. Il rinvio di Di Loreto, la palla controllata da Paolo Cannavaro, poi la sfera recuperata da Gatti, persa, c'è il fallo e la partita che finisce qui, finisce 2-2 tra Parma e fra Perugia e Parma. Prendiamo il fischio d'inizio. Partiti. Intanto c'è questa conclusione bellissima dalla distanza di Fodrea. Lotta a centrocampo, Codrea finisce per avere la meglio con la collaborazione di Obodo. Codrea a terra, ancora punizione per il Perugia. Natale, ancora per Natale, vedete l'abilità di Tare, poi ottima copertura di Codrea. C'è anche Manfredini in collaborazione, converge Manfredini, la palla è per Obodo, da quest'altra parte per Zemaria, limite dell'area di rigore, cerca spazio, tocca per Codrea a destro, fuori. Prova il tempo per il traversone, palla messa fuori area. Natali con il destro in profondità e osservate ancora Tare, veramente molto molto bravo. Codrea però intercetta, poi di Diamutene questo rilancio. Nervo mette fuori, proprio sui piedi di Zemaria. Palla all'indietro, Codrea parte la conclusione, il gol! Gol da parte del Perugia con Codrea. Con Codrea. Vediamo Boffroyd. Tiro, para però Pagliuca. E arriva contemporaneamente il fischio finale di Tombolini che sanziona il primo successo interno stagionale per il Perugia. Sicuramente uno tra i migliori in campo, Paul Costantin Codrea, primo gol in Serie A, una traversa, una grande prestazione, il centrocampo del Perugia con te ha preso e ha trovato un'altra marcia. Sì, sicuramente sono contento perché il mister mi ha dato fiducia, la squadra ha dimostrato che non molla mai, anche se siamo in una situazione difficile abbiamo dimostrato che non molliamo.
Abbiamo incontrato una squadra fortissima in un campo difficilissimo, però abbiamo dato il cuore e siamo riusciti a vincere. Finalmente sfatato il tabù delle vittorie in campionato in casa, mancava da aprile scorso, ora il Perugia ha vinto fuori casa, in casa nell'arco di 8 giorni 6 punti e siete tornati a questo punto a 5 punti, a 5 lunghezze dalla zona salvezza. Sì, sicuramente più che mai siamo in corsa per la salvezza, ci mancava un filotto di risultati positivi. Adesso speriamo di mantenere questo ritmo. Per chiudere, sei contento di essere arrivato a Perugia, aver lasciato Palermo, essere venuto in Serie A insieme a tanti altri giocatori che hanno debuttato nelle scorse settimane? Il tuo inserimento lo reputi importante e decisivo all'interno della squadra? Sì, sicuramente tutti i nuovi arrivati danno il loro contributo, ci impegniamo al massimo e siamo importanti per questa squadra. Saranno proprio Ravanelli e Hübner a cominciare la partita. Ancora Pivotto attaccato da Manfredini, prova a mettere dentro, pallone allontanato da Di Loreto, poi il tentativo di Balestri, Marasco che gioca il pallone all'indietro verso Domizzi, ancora Manfredini, Hübner, si allarga Ravanelli, se ne va Hübner, si è allungato il pallone che comunque torna al Perugia con Codrea. Codrea Se Codrea, si libera Fabiano, va a chiudere Pivotto, possibilità del cross, Ravanelli, non arriva nessuno, non arriva.